Come da tradizione sono iniziati ieri nella città di Diano e proseguiranno fino a mercoledì 11 agosto i festeggiamenti per le nozze di Antonello Sanseverino, principe di Salerno e signore di Diano, con Costanza, figlia di Federico da Montefeltro, grande duca di Urbino. Correva l'anno di grazia 1480, quando questo evento straordinario per l'epoca scrisse una pagina indelebile nella storia della città di Teggiano e del sud Italia. 528 anni dopo, alla tavola della principessa Costanza, la perfetta macchina del tempo attivata dalla Prologo Teggiano e dal presidente Elio Cantelmi, continua ad attirare per i suoi 3 giorni di svolgimento migliaia di visitatori affascinati e stupiti di fronte alla perfetta ricostruzione storica realizzata grazie all'apporto di centinaia di volontari e di figuranti. Un mare di turisti provenienti da tutta Italia che puntualmente anche quest'anno, fin dal primo giorno della manifestazione, ha cominciato ad invadere Teggiano da tutta la regione, ma anche dalle vicine località turistiche calabresi e cilentane. Tutti irresistibilmente attratti dagli spettacoli e dagli eventi che si succedono senza soluzione di continuità, dalle bellezze architettoniche della città museo del Vallo di Diano aperte per l'occasione e dalle succulente specialità gastronomiche presenti nelle 8 taverne del percorso. Insomma, la tavola della principessa Costanza piace proprio a tutti e la voglia di esserci e di prendere parte al corteo diventa sempre più anche VIP mania, come quest'anno dimostrato dalla presenza della giornalista di Rai 1, Camilla Nata. Terza volta a Teggiano vuol dire o che Teggiano promette bene, quindi uno ci torna, oppure che regala delle cose talmente speciali a livello di emozioni che uno comunque ritorna. Mi hanno detto: beh, perché non sfili con noi alla corte della principessa Costanza? E io ho detto: perché no, è un'occasione buona per tornare a Teggiano. Che cosa trovi di particolare, di speciale in questa manifestazione, visto che comunque l'hai seguita anche negli ultimi anni? Beh, intanto l'estrema sinergia, il coordinamento di forze è stupendo, i 200 figuranti tutti perfettamente interagenti con l'ambiente e con la tradizione locale. E poi questo matrimonio bellissimo tra la cucina dell'epoca e quella tradizionale odierna, che mi sembra un binomio perfetto. È una manifestazione che è frutto di una ricerca intelligente e di un'organizzazione molto efficace. Credo che sia una delle manifestazioni più importanti che ci sono in Regione Campania, che poi portata avanti in questo periodo richiama un interesse notevole. Il turismo a grande fruizione, quello che fa riferimento a grandi valori culturali e a grandi valori ambientali, quindi la coniugazione di questi riferimenti finisce per richiamare grandissima attenzione da parte di chi vuole godere di una settimana di riposo, ma di riposo produttivo e rigeneratore sotto tutti i punti di vista.